Tribuno Sonera, buon pomeriggio e bentornata e bentornato a questo appuntamento qui sul canale del Marietto Milanista. Normalmente il venerdì pomeriggio, se non ci sono delle notizie scoppiettanti, entriamo un po' più negli approfondimenti di certe tematiche importanti che durante la settimana sono passate così un po' in sordina o in cavalleria. Però che a mio avviso, e anche leggendo i vostri commenti durante le live, nei video che faccio quotidianamente, arrivo a una sintesi settimanale per poi approfondire un tema centrale. E il tema che oggi affronterò sarà quello proprio del Moneyball nel Milan. Che cos'è, come funziona questo algoritmo e la sabermetrica. Quindi io mi sono avvalso di alcuni articoli che ci sono nel web per fare una sintesi e cercare di spiegare al meglio di che cosa si tratta. Ormai questa parola che da giorni, una volta che sono stati fatti fuori Mazzara e Maldini, ora si va per algoritmi, questo Moneyball. Ciò non vuol dire che io sia d'accordo, che sia chiaro, è semplicemente per approfondire un qualcosa che ai tanti magari non è così chiaro. È stata una settimana ovviamente che ha visto anche, e oggi in un'ultima notizia, un ex del Milan, Leonardo, e così lo stesso Sandro Nesta attoniti dicendo non c'è nessuna logica, Maldini è il Milan, quindi si uniscono diciamo al carro di coloro che sono al lato di Paolo Maldini, così come già ieri vi ho anche narrato durante la live di Carletto Ancelotti. Insieme ai vari giocatori come Maignan, Theo, Leao, Adli, Florenzi, tutti hanno postato un qualcosa a favore di Paolo Maldini e tutti noi milanisti ovviamente siamo scioccati da quello che è successo, però ormai, come detto anche stamattina nel video, bisogna voltare pagina. Cambiamo completamente capitolo rispetto a quello che abbiamo vissuto in precedenza e si rincomincia con questo nuovo progetto. Un nuovo progetto che appunto vede come focus centrale questa nuova arte, l'arte del Moneyball. Però prima di iniziare voglio ricordarti che alle 7:15 ci sarà una super live con due ospiti del canale, due youtuber che sicuramente voi conoscerete molto bene e che volete anche bene. Quindi già da adesso ti invito a un super like e se ancora non sei iscritto, fallo senza né ma e né mu. Questo è un canale milanista doc. Allora, cosa dobbiamo sapere di questo Moneyball? Questo 2023-24 per il Milan sarà come un anno zero, senza un capostipite, un totem, una leggenda, una bandiera come Paolo Maldini. E un Pioli confermato, ma anche c'è un più potere a Jeffrey Moncada, questo talent scout che in questi anni ha sorpreso anche per le sue visioni, per essere sicuramente un giovane, perché di giovane si tratta, con delle idee molto chiare e molto innovative. E ovviamente di quello che stiamo parlando con l'arrivo di Moneyball non si tratta né di un direttore sportivo né tanto di un dirigente. Moneyball è semplicemente un algoritmo. E chi sta in YouTube conosce molto bene come YouTuber cosa significa l'algoritmo, perché in base ai vostri like, le visualizzazioni, il tempo di visualizzazione, tanti altri piccoli punti, noi anche YouTuber entriamo in una graduatoria più alta rispetto ad altri, quindi c'è più espansione anche da parte dei nostri video. Questo da un punto di vista YouTube. Mentre per chi ha visto il film di Brad Pitt e Joan Hill, ambientato proprio nel mondo del baseball, e tra l'altro è ispirata anche a una storia reale, si renderà conto di che cos'è e come funziona Moneyball e in che modo entrerà a far parte del Milan. Sono
Dunque, abbiamo detto, è un algoritmo che punta a sfruttare numeri, dati, caratteristiche individuali e storiche dei vari giocatori per avere un modello di previsione e rispondere a delle domande oggettive sulla necessità dei diversi calciatori e poi, di conseguenza, come agire su di essi. L'algoritmo sembra che sia anche utile nel calciomercato, così da acquistare giocatori spesso sottovalutati per varie ragioni, che soddisfano però la necessità della squadra in base a dei numeri mancanti o richiesti. Chi è stato l'ideatore di Moneyball? Billy Bean, ex manager degli Oakland Athletics, che è una squadra abbastanza conosciuta di baseball statunitense, e il nome punta proprio in questo senso, considerando che come la sua vecchia squadra della MLB riuscì a mettere insieme la striscia di vittorie più lunga di tutta la storia a livello consecutivo, proprio affidandosi al calciomercato utilizzando dati, numeri, ma non nomi. Strano ovviamente per noi che siamo latini, mediterranei, e quindi è importantissima la persona, la conoscenza, l'osservazione, la sua famiglia di provenienza, cose che ha sempre fatto anche il nostro Paolo Maldini in questi anni. Avrei voluto fare oggi, se non avessi fatto questo approfondimento, uno proprio su ciò che di buono invece ha fatto Paolo Maldini, da quella fuga a Ibiza per andare a prendere Theo Hernandez, a riportare a casa il nostro grande Zlatan Ibrahimovic, l'intuizione che ha avuto su Chaou tante altre situazioni, a parte essere stato uno dei direttori tecnici che con la squadra veramente armata a Brancaleone rispetto alle altre, da quarto quinto posto come rosa, si è riusciti ad arrivare a un secondo posto, a vincere uno scudetto e quest'anno arrivare in semifinali di Champions. Quindi è ovvio che in tutti noi c'è amarezza mista a rabbia. Però, tornando al Moneyball, proprio Billy Bean, interpretato dall'attore che immagino tutti conosciate, Brad Pitt, è il protagonista di questo film, appunto Moneyball. Al fianco di Billy Bean, sia nel film ma anche nell'esperienza, nella storia reale, c'era Paul De Podesta, assistente per il lavoro sulla sabermetrica, termine coniato dallo scrittore di baseball e storico Bill James, deriva da SABRE, ovvero acronimo per Society for American Baseball Research. James ha pubblicato, per chi non lo sapesse in inglese, comunque la società per la ricerca sul baseball, scusate, americano. James ha pubblicato The Bill James Baseball Abstract dal 1977 al 1988, cioè per ben 11 anni, e ha scritto diversi libri rispetto alla sabermetrica, studiati proprio da Bean e De Podesta, per cominciare a lavorare sul calciomercato proprio degli Oakland. Ma che cos'è questa sabermetrica? In definitiva è lo studio e l'analisi del baseball attraverso statistiche, così da curare il mercato dei calciatori, dei giocatori in questo caso, ma anche la loro alimentazione e il tipo di allenamento. La sabermetrica è arrivata anche nel calcio nel corso degli anni, tanto che, ad esempio, i norvegesi del Midtjylland, che è una squadra che tempo fa, se non sbaglio, aveva giocato anche contro la Roma in Europa League, sono riusciti a iniziare un ciclo vincente proprio utilizzando questo tipo di dati e numeri e conquistare quindi dei trofei. Lo studio dei dati per il calcio, invece, che cosa prevede? Sabermetrica e Moneyball sono utilizzati per stabilire il valore di un giocatore nelle stagioni passate e predire, un po' come io mamma Lukaku fare rito voodoo su giocatore mio, ecco, una sorta un po' di rito voodoo però a livello tecnologico, praticamente stabilire questo valore del giocatore nelle stagioni passate e avere una predizione per il futuro. Si cerca così di trovare una risposta oggettiva a delle domande.
applicata al calcio, chi segna, per esempio, chi segnerà più reti, chi avrà modo di fare più passaggi e via dicendo. Non può rispondere a delle domande soggettive, comunque un algoritmo, raga, è impossibile, ma solamente a quelle che possono essere raggiunte tramite lo studio e l'analisi di dati e numeri del passato da proiettare nel futuro. E dunque, qual è il collegamento tra Billy Bean e il Milan? Cardinale, quello che tutto il popolo milanista in questo momento ama con tutto il cuore, è stato ispirato proprio da Bean. Suo conoscente in America riguardo un possibile investimento proprio in Europa, poi verificatosi con l'acquisizione della società rossonera. Bean arriva così nel Milan, attenzione, come consulente per il mercato rossonero. Alla ricerca di nomi che possono oggettivamente essere utili in quelle aree mancanti della nostra squadra. Meno acquisti in virtù del nome che portano, ma più acquisti in base proprio a dati e numeri nella loro carriera. Il film che arrivò in Italia nel 2011 non era Moneyball, ma il titolo è L'arte di vincere, una pellicola proprio diretta da Bennett Miller, regista di Foxcatcher e Truman Capote. Il film è stato tra l'altro un libro anche, Moneyball, The Art of Winning and Unfair Game di Michael Lewis, che narra proprio la striscia di vittorie degli Oakland Athletic e la storia del manager Billy Bean, interpretato proprio da Brad Pitt. Scusate. Al fianco di Bean c'è Peter Brand, nome fittizio di Podesta, interpretato da Jonah Hill. Nella pellicola compaiono poi tra gli altri anche il compianto Philip Seymour Hoffman nel ruolo dell'allenatore Art Howe. Non proprio convinto inizialmente da questo metodo Moneyball è Chris Pratt, attore noto per I Guardiani della Galassia e Jurassic World, che nel film interpreta Scott Utterberg, acquistato dagli Athletic proprio grazie al metodo Moneyball, nonostante i pareri contrari proprio degli scout della squadra. Ecco, questo in sintesi è ciò che riguarda Moneyball. Adesso la mia è stata ovviamente una spiegazione oggettiva, non ho messo del mio, non ho detto il mio parere. Però, per concludere con una mia visione, una mia opinione delle cose, purtroppo questo è il mondo nel quale ci stiamo accingendo, un mondo dove le macchine prenderanno il sopravvento anche proprio sugli esseri umani a livello lavorativo. Tanti posti di lavoro spariranno per dare spazio a delle macchine che ovviamente sono molto più produttive ed hanno dei costi minori a vari livelli per le varie aziende. Uno stesso mondo abbastanza distopico, ma neanche tanto, dove ormai attraverso anche una legge che adesso passerà molto probabilmente in ogni Stato europeo tra l'Unione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di fare questo passaporto sanitario universale, praticamente internazionale, dove chi poi non ce l'avrà non parteciperà più alla vita sociale, proprio come era successo, come prova, perché già lo dicevamo a suo tempo, il periodo del Green Pass era la stessa cosa per preparare le persone a questo cambio, dove all'interno di un documento ci saranno tutti i numeri di questa persona, ma non di telefono, i numeri della sua storia clinica, sanitaria, il numero di carta d'identità, della carta di credito, della carta di debito, del conto corrente bancario. Praticamente diventiamo schedati completamente, andiamo in una direzione dove se poi, stile credito sociale, mi va di dire cinese, non abbiamo un determinato atteggiamento nei confronti di leggi che vengono dagli stati, poi verremo penalizzati e perdere anche dei punti che non ci faranno e non ci consentiranno eventualmente di fare e vivere una vita sociale normale, come facciamo normalmente tutti i giorni. E dunque, se questa è la direzione, anche no, perché la libertà
di espressione, di opinione, la libertà anche di lavorare in determinate situazioni come esseri umani, quindi a livello empatico, persone che non devono vivere di un reddito di cittadinanza e dire signor sì a qualunque cosa che lo Stato faccia per poi dopo essere succubi di ogni decisione, se no ti tolgono punti, ti tolgono reddito e compagnia bella. Quindi andiamo verso un mondo di algoritmi, di numeri, oggettivo, dove non c'è più l'umanità, dove non si sente più l'altra persona in quanto tale a livello empatico. Ed è un mondo che a me non piace. Il giocatore, il calciatore, la cosa bella è che tu puoi anche steccare un acquisto, però questo steccare a livello umano, come tutto nella vita, fare degli errori ti porta a nuova consapevolezza per non farli e quindi migliorare, ma sono dei processi umani. Cioè, in questo modo entriamo in processi robotici. Cioè, un giocatore, non mi sorprende che, come dicevo ieri scherzosamente, ma da qui a 100 anni ormai non mi sorprende nulla, chi vi diceva voi 40 anni fa, alla mia età, che tutti quanti vivevamo con uno smartphone, tutti i minuti, le ore, e se non è WhatsApp e Telegram, le applicazioni e internet, e puoi avere l'applicazione della tua banca lì, cioè in un cellulare abbiamo la nostra vita. L'avresti mai detto 40 anni fa? No. E quindi da qui a 100 anni chi ti dice che siamo tutti microchippati, visto che già in Svezia stanno alcune aziende mettono microchip per entrare nelle aziende, aprire porte, comprare cose, perché in quel chip c'è già tutto. Chi ti dice che al posto dei calciatori in campo vedremo veramente dei robot in base ad algoritmi quasi come se fossero delle macchine? Non mi sorprende che anche nell'automobilismo ci saranno macchine che andranno da sole, talmente tecnologiche che non avranno neanche bisogno più del pilota. Ormai non bisogna sorprendersi più di nulla. Però io a questo tipo di progresso dico no. Non sono per niente d'accordo, perché sarò vecchio stile, sarò vecchio stampo, però prima di tutto per me c'è l'essere umano, con tutte le sue debolezze, con tutti anche i suoi difetti, però è l'essere umano. Cioè stiamo portando un mondo verso la robotica, verso il meccanicismo. E quindi io a questo, come al calcio moderno, ho detto più volte, no, non ci sto. Questa è la mia semplice opinione. Ovviamente ne parleremo anche dopo in live con i miei due ospiti alle 7:15, quindi se ancora non ti sei iscritto ti invito a iscrivervi, per quanto durante le live i nuovi iscritti delle ultime 3 settimane non possono partecipare scrivendo, potete solo vederle perché ho messo dei filtri per non far entrare trolls, haters, detrattori seriali, scassamenti di palle e quelli che mettono siti porno, cioè quindi capite questo. Poi in 3 settimane ovviamente voi vi abituate anche a me, al canale, al mio modo di essere, quindi se poi vi piaccio continuerete a seguirmi, altrimenti ragazzi, ognuno poi nella vita fa e prende le decisioni che vuole, giusto? E dunque, grazie per i like, grazie per le nuove iscrizioni, grazie a tutti i nuovi e le nuove abbonate al canale da 0,99 per poi partecipare e ottenere altri benefici, gruppo ristretto di Telegram, piuttosto che partecipazioni in live qui con me ed insieme ad altri ospiti, piuttosto che avere degli audio solo per abbonati, e piuttosto che un'altra notizia che presto arriverà, che sicuramente ai tanti piacerà, soprattutto gli abbonati. Detto questo, noi ci vediamo più tardi, ti auguro un felice pomeriggio, fammi sapere nei commenti in basso che cosa ne pensi di tutto ciò che è stato detto in questo approfondimento, sempre Forza Milano, ovunque e comunque, un bacio a tutti e a tutti e ci vediamo più tardi. Ciao!